Oggi si scoprono tutti ambientalisti, tutti parlano, molti parlano di Ilva Chiusa, ma ci sono persone che hanno fatto della loro vita una battaglia per la difesa dell'ambiente. Una di queste è Fabio Mattachiera, uno dei pionieri dell'ambientalismo a Taranto, delle guerre aperte all'Ilva assassina. Fabio Mattachiera ha rischiato sulla propria pelle per le battaglie ambientaliste poste in essere. Oggi invece assistiamo a tanti pseudoambientalisti da tastiera, oggi con Facebook, tutti sappiamo dire Ilva chiusa, postiamo le foto, ma persone come Fabio Mattachiera che si sono sporcate le mani, che hanno rischiato la vita, il merito di persone del genere, quale appunto come Fabio, va sempre riconosciuto. E oggi vogliamo farci una chiacchierata così a 360 gradi sulla questione Ilva, considerando il ArcelorMittal, considerando lo slittamento dell'applicazione dell'AIA sino al 2025, la struttura, proprio la fabbrica che sta letteralmente crollando a pezzi, le condanne che vengono dalla Commissione europea, le favole che si fanno quando si parla di cantiere Taranto e non si ha il coraggio di parlare di Ilva chiusa. I parlamentari dei 5 Stelle che parlavano di Ilva chiusa e ora rinnegano, si rimangiano tutto quello che avevano detto. Ora c'è anche il coronavirus. Insomma, Fabio, diciamocelo apertamente, l'Ilva è una bomba ad orologeria. Tu hai vissuto tanti momenti e chi più di te ci può illuminare su questa situazione? Beh, io vivo questa cosa con molta tristezza perché ho incominciato le mie battaglie negli anni 90, proprio i primi anni 90 ho incominciato le mie battaglie e ho visto che effettivamente i risultati che abbiamo conseguito noi ambientalisti, noi cittadini, coloro che sono battuti, non sono stati quelli che si speravano, però ci sono stati risultati. Il risultato forse più importante è quello di aver fatto sapere veramente alle persone, ora con l'avvento di internet, far sapere alle persone quello che veramente c'è, e anche grazie anche a molti operai che si sono messi anche a parlare, quindi a raccontare la storia. Prima l'Ilva era impenetrabile, non poteva diciamo arrivare a noi alcuna informazione se non proprio straordinaria, quando era scoppiato qualche cosa ed era mai troppo tardi per prevenire. Io devo dire che effettivamente in questi tanti anni io le ho viste veramente di tutti i colori. E adesso siamo arrivati al punto, come diceva il giornalista Abate, che dobbiamo adesso tirare le somme di quello che è successo, di quello che non è stato fatto, di quello che è stato fatto, poco, e quindi adesso noi stiamo pagando le conseguenze. Ma il problema di fondo di questa materia, di questo argomento, è un problema molto semplice da capire, impossibile da risolvere dal punto di vista politico, perché prendere in mano questo problema e prendere decisioni radicali significa cadere politicamente. E anche se il politico sconosce la situazione, che è quella che è, io sono sicuro che il Presidente del Consiglio, gli è stato riferito al Presidente del Consiglio quella che è la situazione grave, e lui anche se non l'ha vissuta però è informato, ma non ha il coraggio probabilmente di prendere delle decisioni, perché sa benissimo nel momento in cui dice basta, l'Ilva adesso va chiusa perché è diventata una fonte che ha accumulato troppo e sta uccidendo troppe persone. No, non lo fa, perché nel momento in cui lo fa sa che lui cade. Quindi alla fine ogni governo cerca di allungare i tempi più che possibile, cioè, fin quanto ci siamo noi adesso andiamo avanti, altrimenti cadiamo, un po' come hanno fatto i nostri parlamentari tarantini, che parlavano di chiusura, hanno fatto la loro propaganda politica ingannando anche le persone, chiusura, 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 e poi alla fine, nel momento in cui c'era da prendere decisioni, sono venuti meno. E allora, quindi, la prima cosa fondamentale qual è? Quella di
dell'impossibilità di trovare dei politici seri che prendano, che abbiano a cuore la situazione di Taranto. E quindi voi immaginate, uno del nord, una persona di Milano, uno di Padova, ma che cosa vuoi che se ne frega dei tarantini che muoiono? Adesso loro si stanno preoccupando del virus perché lo stanno vivendo in prima persona, noi queste cose invece le abbiamo provate in prima persona, le stiamo provando ancora per quanto riguarda invece tutte quelle che sono le sostanze pericolose. Abbiamo visto ciò che ha fatto il giudice Macagnano, il quale aveva disposto il sequestro senza facoltà d'uso di AFO2, perché giustamente il magistrato diceva: ma se abbiamo dato 1000 occasioni e AFO2 non si è mai adeguata, sono passati 5 anni e non c'è stato il minimo miglioramento, a questo punto tieniti il sequestro senza facoltà d'uso. Beh, mi ricordo un po', ecco, come docente scolastico, la facoltà d'uso che viene data quando viene fatto un sequestro mi suona un po' come quando noi dobbiamo sospendere un ragazzo con facoltà di frequenza, con obbligo di frequenza. Cioè, sono delle cose che stridono tra di loro, che ci fanno capire che effettivamente non si ha il coraggio, questo dimostra proprio che non si ha il coraggio o si ha l'impossibilità per qualche motivo di prendere decisioni forti. Questo succede anche nella scuola, purtroppo. Questa è una cosa, per me questo è un tema che mi sta particolarmente al cuore, perché io sono del parere che i ragazzi vadano educati nella maniera più giusta. Quando sbagliano devono pagare, come i cittadini quando sbagliano devono pagare. Dura lex sed lex, la legge si applica, che piaccia o no, e chi sbaglia paga. No, perché poi quando si dice questo, sai qual è la cosa assurda, Fabio? Che si viene etichettati per fascisti o per leghisti. Allora qui bisogna essere molto chiari, io penso che il rispetto della legge non abbia colori politici, almeno per chi vive in una cultura di legalità. Nel momento in cui tu, per esempio, in Cina, che hanno fatto? In Cina probabilmente lì c'è un'esagerazione di quelle che sono le leggi, le norme che vengono applicate, come vengono applicate, sicuramente sì. Però nel momento in cui, hai visto, in Cina hanno risolto il problema, l'hanno quasi risolto con delle leggi ferme, perché qua si tratta, parlando del coronavirus, si tratta di questa purtroppo aberrante, questa situazione bruttissima, si tratta di far rispettare delle norme nel momento in cui c'è il pericolo della vita delle persone, bisogna essere molto ferri e molto rigidi per far rispettare le norme e mettere anche delle sanzioni e delle pene. E intanto assistiamo alle favole del, come detto prima, del cantiere Taranto, tante opere per carità apprezzabili per la città di Taranto, come il CIS, il contratto appunto istituzionale di sviluppo. E però poi a un certo punto noi vediamo che si tratta tutto di, come dire, pannicelli caldi, di contentini, di zuccherini che non vanno a togliere il dente marcio. Questo dente marcio si chiama ILVA e assistiamo al prolungamento dei termini di applicazione dell'AIA, il sindaco Melucci che dà l'ultimatum ad ArcelorMittal, e si perde tempo e intanto l'azienda si guadagna tempo, si perdono vite, meglio, e ILVA continua a produrre e a uccidere. Prendere, dicevo prima, delle decisioni forti significa rischiare la poltrona, e i nostri politici purtroppo alla poltrona sono molto molto attaccati, ma un politico veramente che vuole difendere la gente, io penso che se è onesto può farlo, può accattivarsi la simpatia, può essere convincente, può essere autorevole. Noi purtroppo evidentemente non abbiamo politici autorevoli, perché quello che noi stiamo consumando a tanto è un dramma molto forte, e questa situazione non si può risolvere fin quando, attenzione, il mercato, perché sperare del cambiamento dei politici, io ormai mi sono abituato, lì non ci spero più. Ti vedo rassegnato. Sì, ma per quanto la politica, per me è la cosa peggiore, forse quel tipo di politica. Cosa può fermare l'ILVA? Quello che può fermare l'ILVA, e lo sta facendo piano piano, è il mercato. Quando effettivamente nelle casse di ArcelorMittal non arrivano tutti quei soldi che magari sui quali loro hanno fatto un affidamento, somme ingenti, eccetera, ma probabilmente forse manco l'hanno fatto affidamento, perché loro sono molto più scarsi di noi, perché non nascondo che dietro tutta questa situazione ci sia una macchina, una strategia
fatta apposta da questo signore che è venuto dall'India per, come tanti lo dicono, per avere dei vantaggi, chiudere poi l'ILVA, però nel momento in cui acquistare fette di mercato, quindi acquistare fette di mercato, andare via da tanto e avere, diciamo, già avere dei altri clienti su cui lavorare, con cui destinare l'acciaio. Allora, quello che dico io, quindi, nel momento in cui, e ci stiamo arrivando piano piano, e qui divento un po' più ottimista, il mercato sarà impietoso, i numeri purtroppo sono quelli che alla fine parlano, perché c'è l'economia di mezzo, allora anche il politico più servo, più codardo, più inaffidabile, come quelli che abbiamo visto a Taranto, quando quelli, io mi riferisco in particolare, quelli che hanno promosso la loro propaganda basandosi sulla tutela dell'ambiente di Taranto, tutela dei cittadini, basta con l'ILVA, eccetera, eccetera, anche questi, quindi anche queste persone, che diciamo, queste persone dovranno appunto ricredersi, non potranno dire no al stop, perché alla fine quello che conta nella vita, lo sappiamo, è il dio denaro. Quando le casse non si riempiranno più, alla fine si dovranno pagare quelli che sono gli interessi, i disavanzi, tutte quelle cose, che la mancata vendita, allora a questo punto là per forza. Fabio, tu hai fondato il fondo antidiossina Onlus, ne sei il presidente. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Palazzo di Città in cui il sindaco Melucci, il sindaco di Taranto, ha convocato numerose associazioni. Stranamente non risultano invitate la tua, Fondo Antidiossina, Peace Link, Genitori Tarantini. È stato detto che si riserverà di convocarle in un altro momento. Intanto le associazioni presenti erano tutte felici, dicendo: ecco, facciamo questa battaglia comune con il sindaco. Anche Riondino ha detto lo stesso, entusiasta, Riondino che era il primo sponsor dei 5 Stelle. Però Fabio, uno si domanda, ma Fabio Matacchiera, pioniere dell'ambientalismo, Marescotti, pioniere dell'ambientalismo, i Genitori Tarantini che hanno organizzato la marcia, stranamente non vengono invitati. Come ti senti? Ma intanto, se lui ha detto che ci inviterà in seconda battuta, può star sicuro che Fabio Matacchiera da lui non ci va, perché comunque non mi sembra il caso, no? Di essere invitati poi gli altri fuori dalla porta e poi altri ancora dalla finestra. A parte l'inutilità, perché fino adesso il nostro sindaco non ha dimostrato molta concretezza in questa tematica, non mi spingo sulle altre, e quindi alla fine io dico, perché non ci ha invitato, bisogna chiederlo a lui, Luigi, probabilmente forse perché le nostre idee sono molto inflessibili su questo discorso, lui forse spera di trovare terreno fertile su quelli che magari possano essere più mediatori. Però dici, c'è questa sua iniziativa, ha fatto questa comunicazione all'ILVA di voler chiudere se entro 60 giorni continuano. Sì, lui ha dato i 30 giorni dicendo che l'ILVA deve, ArcelorMittal deve indicare le criticità, poi c'è un altro termine di 60, insomma in 60 giorni o, è stato molto chiaro Melucci anche nei confronti del governo, o accordo di programma e quindi chiusura dell'area a caldo, oppure io vi chiudo, chi vivrà vedrà. Dunque, su queste promesse io ormai chiaramente faccio molta attenzione, anzi poca attenzione, devo dire la verità, perché sono ormai abituato alle promesse dei politici, e devo dire nel corso della mia carriera, tra virgolette, di ambientalista, ne ho sentite di tante di queste promesse, queste dichiarazioni. Ammettiamo pure che riesca qualcuno può anche pensare che possa farlo. Vogliamo anche sperare, quello che dice, che possibilità c'ha, di quante possibilità percentuali potrebbe avere questa iniziativa del sindaco? Io dico 0,5%, però c'è quello 0,5 che rimane, quindi alla fine magari in un momento di lucidità estrema possa avere il coraggio, e in un momento di grande coraggio possa avere il coraggio di confermare questa situazione, questa sua dichiarazione. Però c'è un problema. Infatti,
c'è un problema di fondo. Il ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha detto chiaramente, anche se ArcelorMittal dovesse andare via, e andrà via sicuramente a novembre, ha detto interviene lo Stato. A Taranto la siderurgia c'è e ci sarà. Altro che accordo di altro che modello Genova, chiusura dell'area a caldo, nessuna chiusura, a Taranto si deve produrre. L'ha detto chiarissimamente. Allora io dico, a questo punto o il sindaco o le associazioni non hanno capito o fingono di non capire, perché si è detto chiaramente: signori tarantini, fatevi il segno della croce, vi dovete tenere l'Ilva. Poi le solite favole, ambientalizzazione, contemperare diritto alla salute, diritto al lavoro, bla 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 bla. Ecco, sta di fatto che si è detto fatevi il segno della croce, tenetevi l'Ilva. Questo è stato detto. Se poi questo non lo si capisce o non lo si vuol capire, è un altro paio di maniche. Allora, questo si ricollega al discorso di prima che ho fatto prima, perché Patuanelli sa benissimo che nel momento in cui mette in pratica un'azione contraria a quella che lui dice, cioè di chiudere l'Ilva, Patuanelli si deve alzare il sedere dalla poltrona e deve andare a casa. Questo è il discorso. Quindi alla fine, caro Luigi, i governi cercano, quando noi stiamo adesso, portiamolo avanti, poi verrà un altro governo, portiamolo avanti, però alla fine ci colleghiamo all'altro discorso che ho fatto io, metto in cui l'Ilva andrà in bancarotta, perché la strada è quella, no? Che chiaramente sappiamo benissimo, ogni giorno quanti milioni di disavanzo, quante di perdite, quanti sono mi sembra 2, quasi 3, certe volte milioni al giorno. Al giorno, sì. Quindi pensate in un mese quanti. Poi in un anno e negli anni. Quindi pensate quanti miliardi si perdono per tenere in vita questa fabbrica. Quindi alla fine, ripeto, sarà il Dio denaro che quando vedranno che questo Dio denaro non è più con loro, chiaramente se lasceranno la barca tutta squasciata, rotta, così in mano a noi, e quindi quello sarà anche un altro problema per noi, quello di convivere con un rottame fatiscente, inquinante, perché qui di meno chiaramente, perché nel momento in cui le fonti emissive saranno interrotte è chiaro che ci sarà una caduta dell'inquinamento, è quello che è la cosa più importante. Poi piano piano si dovranno fare bonifiche e si potrà fare delle cose, quello che si può fare, ma non tutto si potrà fare bene. Per concludere questa nostra chiacchierata, bisogna anche certamente tutelare l'occupazione. E allora molte volte noi ci sentiamo dire, mi sento dire, e se chiude l'Ilva, veniamo a mangiare a casa tua? Io rispondo, e se mi viene un tumore, mi vengo a curare a casa tua? Questa è la risposta che io do. E poi dico anche che se io paradossalmente dovessi morire di fame, dovessi essere in una tale situazione, bene o male un panino vecchio di fine giornata, un cornetto, riesco a raccimolarlo. Viceversa, con un tumore non penso che hai salvezza. E quindi io dico, Fabio, ma a questo punto la risposta è molto semplice, perché solo per smantellare il mostro, per bonificare e per riconvertirlo ci sarebbero almeno 30-40 anni di lavoro per chi lavora oggi all'Ilva e per i figli di chi lavora oggi all'Ilva. Sì, però diciamo sarebbe un lavoro giustamente ma un po' passivo, perché non si produrrebbe, e quindi il problema è proprio quello per poter far produrre Taranto bisogna creare nuovi investimenti, creare nuovi posti di lavoro in un altro modo, secondo me. Creare, come già spesso è stato detto da più di qualche ambientalista, creare un'area a Taranto dove le persone possono investire, costruire fabbriche senza pagare tutte quelle imposte, quelle tasse che pagano in altre parti. Cioè, invece che un italiano di andare in Romania, può investire a Taranto o andare per esempio nei paesi lontani, nel Vietnam per esempio, in Cambogia, dove in Cina ormai è diventato anche cara, però si può investire a Taranto, ma questa mossa non si fa perché, ripeto, è impopolare. All'Italia non interessa Taranto, all'Italia interessa l'acciaio. Quindi noi, fin quando purtroppo ci troveremo in questa situazione, che non esploderà il caso con il mancato successo economico di una fabbrica che è ormai obsoleta, fin quando non c'è questo crollo, purtroppo non ci sarà nessun governo che la chiuderà l'Ilva. Loro possono soltanto
procrastinare la vita, la morte, questa vita che va verso la morte di questo insediamento enorme, siderurgico, ma non possono fermarlo, perché sarà benissimo, vogliamo fermare, noi cadiamo, verrà un altro governo. Ecco il discorso, l'ho ripetuto. Perché vuole che questo sia il discorso fondamentale. Bene, allora Fabio, intanto io ti ringrazio per questa chiacchierata, una chiacchierata a 360 gradi, a tutto tondo. È il nostro sogno, Taranto senza Ilva, senza se e senza ma. Per non parlare poi anche delle porcate che fa Eni, le altre porcate prodotte dalle discariche, perché qui non è che sotto l'Ilva, no, che è il... l'albero e la quercia, si nascondono tanti arboscelli altrettanto inquinanti. Colpe assolutamente inquinanti. Tempa rossa. Sì, assolutamente sì, è un'altra piaga grossa, ma almeno tecnologicamente sono più avanzati, tecnologicamente. Inquinanti sì, ma più avanzati dell'Ilva. Il problema dell'Ilva invece è anche un problema di rischio di incidenti rilevante, perché lì ci sono delle situazioni che nel momento in cui vengono, non so, delle situazioni di esplosioni, perché sono tutte cose rattoppate, cioè ci sono delle situazioni in cui da un momento all'altro può scoppiare un altoforno, può crollare un'area, possono esplodere le cocherie, può succedere qualsiasi cosa. Proprio un danno imminente, un pericolo imminente. Un danno rilevante che può chiaramente portare da un momento all'altro, anche all'improvviso, altri incidenti. Bene, Fabio. Alla prossima e grazie sempre per il tuo, per la tua sincerità, per la tua schiettezza, sei uno che le cose non le manda a dire ma le dice a viso aperto. Grazie a te Luigi Abbato.